Non si placa la querela intorno al nuovo ospedale di Andria che dovrebbe realizzarsi per il Castel del Monte, ma sul quale al momento gravano perplessità importanti su costi e tempi di realizzazione. Ieri in terza commissione sanità l'occasione per fare il punto sulla situazione dalla quale sarebbero emerse forti criticità. Il progetto sarebbe da rivedere perché ormai fuori contesto il nuovo studio di fattibilità ha fatto lievitare il costo di realizzazione raggiungendo una stima di 270 milioni di euro rispetto ai 138 milioni del progetto originario a causa anche dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Una seduta conclusasi con il parere unanime della necessità di un confronto tra il progetto esistente e quello che dovrà essere realizzato. Un'analisi, fa sapere il capogruppo del PD, Filippo Caracciolo, che è stata già trasmessa agli uffici competenti ed è necessaria affinché la cabina di regia possa stabilire il piano clinico gestionale della nuova rete ospedaliera entro il 10 agosto. Nessun dubbio dunque sulla nascita del nuovo nosocomio andriese, conclude Caracciolo, essendoci la certezza del finanziamento. Meno fiducioso invece il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Francesco Ventola, che a conclusione dei lavori di commissione ha fatto sintesi sullo stato attuale del progetto. A distanza di 2 anni, oggi che cosa apprendiamo? Che il progetto di fatto era sbagliato. Il progetto era sbagliato, ci sono problemi di staticità, problemi non dico localizzativi, ma di come è stato costruito questa idea progettuale. E adesso la Regione Puglia ha avocato a sé l'onere di rivedere tutto. Quindi ai cittadini di quel territorio, diciamo in maniera chiara, non si è nelle condizioni di dire quando inizieranno i lavori, non si è nelle condizioni di dire che cosa effettivamente viene in quello ospedale. È stato sì chiarito per l'ennesima volta che sarà ospedale di secondo livello, ma tempistiche non è possibile darle. Quindi di questo io sono da una parte contento del fatto che finalmente si sia fatto chiarezza. Veramente arrabbiato perché non si può, dopo tanto tempo, continuare a dire a quel territorio dovete aspettare chissà ancora quanti anni.